Oggi presentiamo Cesare Battisti, l'ultima fotografia, un documentario prodotto da Rai Storia in occasione del centenario della Grande Guerra. Cesare Battisti, vicolo, via, viale, piazza Cesare Battisti. Dal nord al sud, in tutte le grandi città e in tanti paesi dello Stivale, questo nome, Cesare Battisti. Ma chi è quest'uomo? Cercandolo su internet, qualche rischio si corre. I casi di omonimia sono frequenti e bisogna stare attenti. Qui però la differenza è stridente. La prima voce recita patriota, giornalista, geografo, politico, socialista e irredentista italiano. La seconda parla invece di un ex terrorista e scrittore italiano, condannato in contumacia all'ergastolo, con sentenze passate in giudicato, per aver commesso quattro omicidi in concorso durante gli anni di piombo. Il primo è morto nel 1916, durante la Grande Guerra, il secondo è vivente. Il primo è un monumento nazionale e per ricordare la sua figura sono stati eretti mausolei e scolpiti busti. Dell'altro invece si ricordano le vittime, ma questa è un'altra storia. Questa dunque è la storia di Cesare Battisti, nato a Trento il 4 febbraio 1875, quando Trento era una città dell'impero austro-ungarico. È la storia di un uomo e di un simbolo, il patriota per l'Italia, il traditore per l'Austria. Una storia che inizia sul Monte Corno, una cima del Vesuvio, il 10 luglio 1916 e si conclude 2 giorni dopo, il 12 luglio, al Castello del Buon Consiglio di Trento. 48 ore per raccontare la vita di un uomo, il tramonto di un impero e la fine di un mondo. Buona visione. Caro fratello, mi hanno condannato a morte. La sentenza sarà subito eseguita. Mando a te il saluto estremo. Vado incontro alla mia sorte con animo sereno e tranquillo. Ai miei figli, siate buoni e vogliate bene alla mamma. Consolate il suo dolore. Nulla trapelò fuorché vaghi sospetti. Si seppe solo con l'arrivo da Vienna del boia Josef Lang e dei suoi aiutanti. Vestiti di nero, inguantati, impassibili come se si trattasse di macellai pronti ad accoppare un manzo. L'impressione è profonda e ben pochi osano ora manifestare approvazione per questo sistema medioevale di sopprimere legalmente una vita umana. È difficile guardare in faccia la morte e raccontare il martirio del condannato. Eppure quest'uomo ha scelto di pubblicare la notizia sul suo giornale. Si chiama Cesare Battisti. È il protagonista della nostra storia ed è una storia vera. Di mestiere fa il giornalista, ma non è che una delle sue attività. L'altro protagonista, invece, ha un lavoro solo, ma è molto impegnativo. Si chiama Josef Lang. E di professione fa il boia. Toglie la vita secondo legge umana. Nell'aria risuonano orribili, insistenti, i rintocchi dell'agonia. Il presidente dice in tedesco al boia: signor carnefice, compia la sua funzione. S'avvicinano gli aiutanti. Poi non sono più stato capace di guardare. Rovereto, 19 novembre 1900. È una protesta, un grido indignato contro ogni forma di violenza. Cara Ernesta, ricevo la tua del 29. Mi viene recapitata sulla cima est di Monte Corno, una montagnaccia infame che contendiamo da giorni agli austriaci. A scrivere Cesare Battisti. Il grido indignato di 16 anni prima è un lontano ricordo.
Ora, dal fango della prima linea, Battisti descrive l'orrore e il macello del primo conflitto mondiale. Si rivolge alla moglie, non ai lettori del suo giornale, perché in trincea non fa il giornalista, l'inviato, il corrispondente dal fronte, ma veste una divisa da ufficiale ed è lì per combattere. La contesa è accanita. Noi vinciamo, ma con quanti sacrifici, con quali sforzi? Il Corno, il monte dove combatte Battisti, è una cima del Pasubio, il grande massiccio delle Prealpi Veneto-Trentine. Fino a circa 1400 metri la strada è asfaltata, poi diventa bianca. Un sentiero sterrato che sale con rapidi tornanti verso la montagna. Mi chiamo Alessandro De Bertolini, lavoro per il Museo Storico del Trentino, la fondazione che conserva l'opera di Battisti. Nel tempo libero giro il mondo in bicicletta. Ho attraversato le Alpi, i Pirenei, ma non è solo un passatempo, è anche un lavoro. Ogni paesaggio rappresenta una fonte storica. L'ho imparato anche leggendo Cesare Battisti e lui questi luoghi li conosceva bene. Le catene delle Prealpi Veneto-Trentine non offrono cime elevate. Manca quella incantevole armonia dei colossi piramidali con gli orli nevosi, separati da lunghe frane, quella selvaggia bellezza dei pinnacoli irti, sovrastanti alle azzurre conche di ghiaccio e alle vaste pianure di neve. A scrivere è sempre Cesare Battisti, soldato, giornalista, ma anche geografo. Battisti è tutto questo e molto di più. Terminato il ginnasio, per assecondare la madre, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma il giovane ha altri interessi. Tra il 1893 e il 1897 frequenta gli Atenei austriaci di Graz, Vienna e le facoltà italiane di Torino e Firenze. A Firenze conosce Ernesta Bittanti, la sua futura moglie, e si laurea presso l'Istituto di Studi Superiori con una tesi pubblicata nel 1898 e intitolata Il Trentino. È questo il primo di una lunghissima serie di scritti scientifici firmati dal geografo Cesare Battisti. Il punto culminante della catena è la vetta del Pasubio, 2236 metri. Ancora oggi la tesi di laurea di Battisti è una valida guida. È vero, non ci sono cime elevate, ma l'importanza di questi monti è soprattutto storica. Qui, durante la Prima Guerra Mondiale, si è combattuto aspramente. A circa 1600 metri incontro Claudio Gattara, un esperto del luogo che mi accompagna al Monte Corno. Proseguiamo a piedi lungo sentieri sterrati e vecchie mulattiere. Dopo l'azione di inseguimento degli austriaci, ci siamo imbattuti in alcune zone che gli austriaci vogliono mantenere e che rappresenterebbero in loro mano una minaccia al Pasubio. Quindi da qui gli austriaci dominavano? Dominavano, cioè non poteva passare nemmeno un carretto giù nella valle che non fosse visto da lì, e sarà un obiettivo importante per gli austriaci. Una telefonata alle artiglierie, bombardavano il posto, non si passava. Questo punto era una spina nel fianco per tutto il sistema italiano, perché da qui si osservava tutto, per cui mai hanno rinunciato gli italiani all'idea di riprendersi il Corno. Si vive aggrappati ai monti, senza tende, spesso senza cibo, sempre senza acqua. La mia compagnia, che era un gioiello di salute, di bellezza, di pulizia, è ridotta a un ospedale. Quante sono le persone che muoiono su questi monti? Guarda, il problema delle perdite è difficilissimo da calcolare. Si parla che almeno gli italiani siano circa 10.000 morti. È una guerra terribile quella di questi giorni. Bisogna essere prodighi di vite umane pur di raggiungere la meta. Ma tutto questo è necessario. Dobbiamo vincere.
Siamo arrivati. Il sentiero finisce qui. Claudio mi indica il Monte Corno. Eccolo lì, avvolto nella nebbia. Questa vita aspra. Io non dormo da una settimana. Non mi fa dimenticare i miei figli e te. Anzi, vi penso sempre. I tre figli avuti dalla moglie Ernesta Bittanti, due maschi e una femmina, Luigi, Camillo e Livia. Quando Battisti scrive questa lettera, ha in tasca una fotografia che li ritrae con la madre e il nonno. Baciameli tanto i nostri bimbi, come io bacio te con tutta l'anima. Tuo Cesare. Non li rivedrà mai più. Morgenstunden haben italienische Truppen unsere Stellungen am Monte Corno angegriffen. L'obiettivo è catturare il Monte Corno e catturare questa quota. Gli austriaci stanno qua sopra. Gli austriaci sopra e Battisti comanda una compagnia di marcia, quindi sale anche lui. La situazione sopra lì era una cosa terrificante, l'artiglieria che ti bombarda. Gli angreifer wurden fast ausnahmslos festgenommen. Quando è partito il battaglione aveva 750 effettivi e tornato indietro erano meno di 150. Es waren dies das Alpini Bataillon Vicenza, zu dem auch eine Kompanie des Alpini Bataillons Verona gehörte. Quindi è stata una vera trappola. Comandante di questa compagnia va Dr. Cesare Battisti aus Trento. Un prigioniero? Uno dei tanti? No, non è così semplice. Il dottor Cesare Battisti è di Trento. E Trento, nel 1916, non è una città italiana, ma fa parte dell'impero austro-ungarico. Battisti, l'ufficiale in divisa italiana che ha attaccato gli austriaci sul Monte Corno, è un suddito dell'imperatore d'Austria. Battisti è un uomo che ha lasciato la sua terra per combattere una guerra fratricida. Con lui è catturato anche Fabio Filzi. Dottor Battisti gestand sofort seine Identität. Inutile nasconderla. Il dottor Battisti è una personalità conosciuta in tutto l'impero. È un noto giornalista, geografo, ma soprattutto è il leader del socialismo trentino. Siete i pezzenti! Sì, siamo i pezzenti e vogliamo diventare ricchi. Vogliamo dirigere in tale modo la cosa pubblica, che il pane ci sia per tutti e non solo per i ricchi. All'università pubblica i primi giornali socialisti del Trentino e nel 1900, dopo aver rilevato una tipografia e creato una casa editrice, fonda addirittura un quotidiano, Il Popolo. È un oratore infaticabile, un leader carismatico. Vogliamo che le ricchezze aumentino o che più equamente si diffondano fra tutti i lavoratori. Siamo i pezzenti e vogliamo la felicità. Di paese in paese, di comizio in comizio, Battisti si impone alle masse lavoratrici e nel 1902 è eletto al Consiglio di Trento. Geografo, giornalista, editore e politico. All'alba del nuovo secolo, Cesare Battisti è ormai un personaggio pubblico. Dottor Cesare Battisti ist als einer der Hauptverantwortlichen anzusehen für den Ausbruch des Krieges mit Italien. Battisti è un simbolo, un trofeo di guerra da esibire, un'effigie da immortalare. Per questo, come in un grande spettacolo, il prigioniero viene fotografato, la sua immagine riprodotta in centinaia di scatti. Battisti in catene è un evento mediatico, una macabra messa in scena. Per gli italiani è un patriota. Per gli austriaci, un traditore che merita la morte. Vienna, informata dei fatti, non perde tempo. Telegramma aus Wien. Aufgrund telefonischer Anfrage wurden ein Scharfrichter und Gehilfen nach Trient entsandt.
Lo abbiamo già visto, quest'uomo. È il boia Josef Lange. Anche Battisti lo conosce. 16 anni prima, a Rovereto, Lange aveva impiccato un pluriomicida e Battisti aveva pubblicato la notizia sul suo giornale. Ora, il 10 luglio 1916, il boia si prepara a prendere un treno, mentre Filzi e Battisti, in catene e sotto scorta, sono già in cammino. La meta è la stessa. Trento. Bei der Aufteilung der Gefangenen wurden die beiden oben genannten als österreichische Untertanen ausgewiesen. Claudio mi mostra due pietre militari in memoria di Cesare Battisti e di Fabio Filzi. C'è scritto: qui, il 10 luglio 1916, cadde prigioniero il martire trentino Cesare Battisti. Ma la parola martire si legge male, sembra cancellata. Almeno in due occasioni ho visto questa scritta sfregiata, quindi poi l'hanno ridipinta, no, perché vedi, e poi di nuovo sfregiata. Qualcuno, magari con nostalgie dell'impero austro-ungarico, che di fronte al termine martire l'ha pestato proprio. Qualcuno oggi? Oggi, sì. In questi luoghi, di lapidi in memoria dei caduti della Grande Guerra, ce ne sono molte. Si incontrano un po' ovunque, lungo tutto il fronte italiano, e spesso sono segnalate. La tesi di laurea di Battisti è ancora una valida guida, ma va aggiornata, perché dopo gli eventi del 10 luglio 1916, questa montagna ha cambiato nome. Oggi non ci troviamo più sul Monte Corno di Vallarsa, come un tempo era denominato, ma sul Monte Corno Battisti. Lascio il massiccio del Pasubio e mi dirigo verso Trento, seguendo il percorso fatto dal convoglio che scortava i prigionieri. Beide kämpften gegen ihr Vaterland. Filzi e Battisti, due trentini, sudditi austriaci, che hanno scelto di arruolarsi nell'esercito italiano per combattere l'Austria, uno stato plurinazionale legato all'Ungheria dal 1867. Un impero multietnico, 6 religioni professate, diverse lingue ufficiali, e quasi 53 milioni di abitanti. Così, quando nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, l'imperatore Francesco Giuseppe può iniziare il suo proclama con queste parole: ai miei popoli. Non un popolo, non una lingua, e forse non una patria, ma diverse patrie. Tra queste, anche l'italiana, la patria per cui combatte Battisti. Ma l'irredentismo armi in pugno. L'idea di distruggere l'Austria e annettere al Regno d'Italia i territori austriaci di lingua italiana non è che l'ultima strada percorsa da Battisti. L'ultima, ma non l'unica. I proletari italiani dell'Austria danno la mano a tutti i proletari delle altre nazionalità. L'autonomia è la grande battaglia politica di Cesare Battisti. Per assecondare le rivendicazioni nazionali e sedare ogni conflitto, Battisti propone di trasformare l'Austria in uno Stato federale delle nazionalità. Per creare una patria autonoma a tutte le nazionalità, in una confederazione di popoli, che abbia a base la fratellanza. È una riforma dell'impero, non la sua distruzione. Una risoluzione dei conflitti nazionali, alternativa all'irredentismo. Trento, 11 luglio 1916. Il dottor Battisti è davvero prigioniero dell'Austria. Oggi, fin dalle prime ore, si è notato in città un movimento insolito. È una folla organizzata dalla polizia, una folla che attende i prigionieri. Per Cesare Battisti e Fabio Filzi è la gogna. Quello che una donna, Anna Menestrina, va annotando sul suo diario.
è un racconto in presa diretta. Alle 10 sento in piazza un andare e venire, un correre, un vociare eccitato. Vedo i militari che corrono verso la torre, ufficiali che arrivano a cavallo. Poi, dalla torre, spunta un corteo, triste corteo. Un picchetto di soldati con le baionette innastate. Poi, due carrette circondate da soldati. In una distingo il dottor Battisti. È pallidissimo e cupo. Porta il vestito d'ufficiale italiano e l'elmetto. Ha le mani legate da catene. Accanto a lui, in piedi, vi sono due militari armati. È spaventoso. Il dottor Battisti e Filzi furono condotti al castello. I prigionieri fanno il loro ingresso nella fortezza. Intanto, alla stazione di Trento è arrivato un treno. Proviene da Vienna. Da una carrozza scende il boia Josef Lang, accompagnato dai suoi assistenti. Se morrò, il mio paese mi farà una lapide. Se vivrò, mi lapiderà. Sembra che questa frase sia stata scritta da Battisti con le montagne davanti agli occhi. Chissà, di sicuro fu profetica. Prima la gogna, poi il supplizio. Infine i monumenti, come il mausoleo Battisti, costruito dal fascismo nel 1935. Si trova sul Dos Trento, una collina che domina la città. I turisti non sono molti. Ogni tanto si incontra qualche scolaresca, qualche visitatore occasionale come Stefano e Iva, lui calabrese, lei croata. Della storia italiana ne so veramente poco e sinceramente non ne ho mai sentito nominare Cesare Battisti prima di venire qua, quindi sono dovuta venire a abitare proprio sotto il mausoleo per sentir nominare. So che ho fatto molto per cercare di italianizzare la zona, un piccolo Garibaldi, perché è molto locale e poi anche perché rispetto a Garibaldi ha una fama molto, cioè ricordato molto poco. Per quanto ne so io, questo prima era Austria, poi è venuto Cesare Battisti, è diventata l'Italia, cioè per semplificare le cose. Voi vi siete fatti un'idea, era un traditore oppure un eroe? Io sinceramente non vorrei scegliere la risposta perché io lo vedo in entrambi i modi. Con la traslazione della salma dell'eroe all'imponente tempio monumento, eretto per volontà del Duce sul Dos Trento, si sono svolte le solenni onoranze a Cesare Battisti. Per il fascismo fu il martire, l'eroe dell'irredentismo. Mussolini fece di Battisti non solo l'icona del patriottismo italiano, ma anche il simbolo di un nazionalismo aggressivo che il socialista trentino non ha mai condiviso. Qui, nel bianco marmo, il regime credette di poter catturare la sua anima, ma non vi riuscì. Vi portò solo la salma. Chissà cosa avrebbe pensato Battisti, lui che era stato un amico di Mussolini. Carissimo Mussolini, hai presente qualche bravo giovanotto per la redazione del Popolo? Tu sai cosa c'è da fare in un giornaletto di provincia e sai le condizioni di Trento. Tuo affezionato, Cesare Battisti. Mussolini, Trento la conosce bene. Il giovane socialista vi giunge nel 1909. Qui dirige l'Avvenire del Lavoratore e collabora con Il Popolo, il quotidiano di Battisti. Il leader del socialismo trentino vede nel futuro Duce un compagno di lotta. È un rivoluzionario, un agitatore. Ci si accorge presto di lui. Prima i sequestri dei giornali, poi le denunce, infine l'arresto. Le autorità decidono di espellerlo dall'impero e lo conducono alla frontiera. Con un treno in partenza da Ala, termina l'esperienza trentina di Mussolini. Ala
È infatti l'ultima stazione austriaca prima del Regno d'Italia, una città di confine dove transitano convogli merci e uomini in cerca di lavoro, soprattutto i migranti italiani. Perché alla fine dell'Ottocento gli immigrati in Austria, in Svizzera, come nel Nuovo Mondo, sono proprio gli italiani. Ieri sera mi sono trattenuto ad Ala. Tutte le stazioni ferroviarie di confine sono piene, zeppe di poveri operai italiani che a piccole tappe, con treni merce, si spostano in Germania, nel Tirolo o nella Svizzera. Anch'io decido di spingermi ai confini del vecchio impero e di recarmi ad Ala. Lascio Trento, la città della fortezza, dove il prigioniero in divisa italiano, Cesare Battisti, passa le sue ultime ore. Trient, 11 Juli 1916. Zuwachsmeldung für den italienischen Gefangenen Cesare Battisti. Geburtsort Trient, Provinz Tirol. Geburtsdatum 4. Februar 1875. Ala si trova sulla linea del Brennero. Il collegamento è stato costruito nella seconda metà dell'Ottocento e ha fatto la fortuna della città. Con la ferrovia sono sorte grandi aziende di spedizione, strutture alberghiere e nuove attività commerciali. È un periodo di sviluppo durato almeno fino alla Prima Guerra Mondiale, quando il Trentino viene annesso all'Italia. Fino a quel momento Ala è un importante snodo commerciale, un crocevia di traffici europei. Tutti passavano per Ala e ognuno aveva le sue ragioni. Il mio lavoro l'ho cominciato in treno. Ho fatto larga distribuzione di opuscoli a parecchie centinaia di emigranti, sdraiati sulla nuda terra alla stazione di Ala, in attesa del treno notturno che li avrebbe portati in Baviera. Nel 1904, proprio ad Ala, è istituito un centro di smistamento degli emigranti verso il centro Europa. Quello stesso anno, Battisti pubblica una serie di guide per l'emigrante italiano diretto in Germania, Austria e Svizzera. Fanno pietà per la loro miseria e più ancora per l'ignoranza. Ho parlato con parecchi. I treni si fermano ancora ad Ala, ma Ala non è più la stazione di frontiera. Tutto è cambiato. Eppure, della città di confine qualcosa resta. Sono gli emigranti di oggi, in cerca di lavoro come gli italiani di 100 anni fa. E qui, ad Ala, i nuovi emigranti spesso si fermano. Salve, sono Cipriano, 34 anni, vengo dalla Romania e sono qua da 6 anni in Italia. Sono Troca Claudian, vengo dall'Albania, ho 30 anni e lavoro meccanico. Io sono Zoran, vengo da ex Jugoslavia, preciso da Bosnia. Venuto qua 13 anni fa. Uno dei settori con il maggior numero di impiegati stranieri è quello dell'autotrasporto. Oggi, con l'edilizia, è uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Nel 1999, il Corriere Rosa ha aperto la sua sede principale proprio ad Ala. Gustavo, il titolare dell'azienda, mi accoglie assieme ai figli nell'officina dove riparano i grandi camion. Qui, su 101 dipendenti, 80 sono stranieri. Il personale viaggiante, italiani ce ne sono molto pochi, vuoi perché negli anni passati era un lavoro molto duro, stare via dalla famiglia, sacrificio della settimana in giro, così, gli italiani sono sempre andati diminuendo. Gli stranieri invece si adattano un po' di più al sacrificio, perché forse ne hanno anche più bisogno. Mestiere, autista, come si può vedere. Lavoro, come tutti i mestieri, problemi più o meno, però per adesso va, speriamo anche in futuro. Zoran lavora qui da molti anni. Alla fine dell'Ottocento, invece, gli italiani che giungevano nell'attuale Trentino Alto Adige erano soprattutto lavoratori stagionali. 5, 6, 7 mesi di fatiche, poi tornavano a casa. È una storia un po' dimenticata, forse perché marginale rispetto ai grandi flussi migratori.
Quando pensiamo ai nostri migranti, li immaginiamo sempre su grandi navi, con in vista la Statua della Libertà, mentre sbarcano in America. Pochi ricordano invece quei migranti italiani in Trentino, stranieri, in una terra che alcuni anni dopo sarebbe diventata italiana. A Merano c'è uno sciopero di operai tedeschi e trentini, contrastato come al solito dalle turbe affamate degli operai del Veneto e del Friuli. Pronti a tutto, pur di lavorare, accettano paghe miserabili. Per i trentini è una concorrenza insostenibile, un gioco a ribasso che travolge ogni rivendicazione salariale. A Trento hanno arrestato 12 operai. Molti veneti e trevisani sono venuti a far concorrenza. È ormai impossibile frenare l'agitazione e voleranno, se non sono già volate, delle sante legnate. I fenomeni migratori creano spesso contrasti sociali, soprattutto quando manca il lavoro. Il Trentino di Battisti era una delle zone più povere dell'impero austroungarico. Il lavoro per tutti non c'era e molti erano costretti a emigrare. Oggi, invece, il Trentino Alto Adige è la regione italiana con il tasso di disoccupazione più basso. E voi due lavorate insieme? Sì, prevalentemente ho sempre Cipria con me. Fare i lavori più tecnici, diciamo, mi tengo sempre Cipria. È bravo? Sì, sì. Ti trovi meglio con gli stranieri o con gli italiani? Oh, guarda, per me conta la persona, non con chi sto a parlare, se straniero, se italiano, se rumeno, se... è la persona che conta. Con Stefano, per esempio, vi trovate, uscite? No, non ci troviamo, però con Stefano ormai io sono anche suo allievo. Se domani qualcuno dice, per esempio italiano, dice che serve questo mestiere e non c'è lavoro, io sono pronto per dire, amici come prima, vado a casa. Secondo me è molto semplice. Mi chiedevi quale danno può derivare dai conflitti nazionali. Semplicemente quello di irritare per cose vane le masse operaie che credono d'essere vittima non degli interessi della borghesia, ma degli odi nazionali. Questi conflitti sono il bastone nella ruota del socialismo. Quel che si rimprovera Battisti è di essere stato socialista e irredentista. Lo ha scritto lo storico Klaus Gatterer per spiegare il rancore di molti sudditi austriaci nei confronti di Battisti, colpevole, ai loro occhi, di non aver voluto soltanto la fine dell'Austria, ma anche la fine della borghesia. Ich ordne die unmittelbare Einleitung des Standrechtsverfahrens an gegen Dr. Cesare Battisti, gewesener Reichstagsabgeordneter und Provinzialrat. Editore, giornalista, geografo e deputato, eletto nel 1911 al Parlamento di Vienna e nel 1914 alla Dieta provinciale tirolese. L'Austria è infatti suddivisa in province. La provincia del Tirolo comprende anche il Trentino e ha il suo governo insediato a Innsbruck. Il socialista Battisti lotta per l'autonomia della sua terra, per separare il Trentino dal Tirolo. In una amministrazione autonoma, il Trentino troverà modo di risorgere economicamente e di mettere termine a ogni conflitto nazionale. La soluzione del facilissimo problema, essendo netta la divisione linguistica fra Trentino e Tirolo, dovrebbe costituire il principio per analoghe riforme in altre province. Questa è la stazione di Salorno. La netta divisione linguistica evocata da Battisti coincide proprio con questo piccolo paese, dove la valle dell'Adige si restringe, formando la stretta di Salorno. Qui cade il confine linguistico tra l'area di lingua tedesca e quella di lingua italiana. Oggi questo confine si fa sempre più sfumato, perché le lingue si sono moltiplicate, ad Ala come a Bolzano. Ma la divisione fondante, italiani-tedeschi, tedeschi-italiani, è ancora viva. Ha dominato il tempo di Battisti e nel corso del Novecento ha conosciuto momenti di forte conflittualità. Bolzano ha accolto il Duce.
dietro una fitta folla acclamante, assiepata sui margini dei marciapiedi. Sulle porte e alle finestre, il duce, dopo aver reso omaggio al monumento dei caduti, dove spiccano nel bianco marmo le sacre effigi dei martiri Battisti, Chiesa e Filzi, ha visitato la città e le opere del regime. Questo è il monumento alla vittoria inaugurato il 12 luglio 1928, nell'anniversario della morte di Battisti. È un arco che celebra la vittoria italiana contro l'Austria. Il monumento è stato e continua a essere motivo di contrasto fra le due comunità, quella di lingua italiana e quella di lingua tedesca. C'è chi lo difende, chi vuole mantenerlo perché è opera storica, chi vuole abbatterlo, chi vuole cambiargli nome. Mussolini voleva intitolarlo a Battisti, ma la vedova si oppose. Non voleva che il regime si appropriasse della figura del marito. Ci riuscì solo in parte. Un busto di Battisti si trova all'interno del monumento. Fuori, invece, una scritta latina avverte: da qui educammo gli altri alla lingua, al diritto, alle arti. Così, per molti, l'arco è anche il simbolo dell'italianizzazione di massa intrapresa dal regime in Alto Adige. Visita all'asilo che da oltre un decennio svolge un'alta opera d'italianità nel rione di Oltrisarco a Bolzano, sotto gli auspici della benemerita Società Nazionale Dante Alighieri. Anche Battisti si batteva per l'italianità, per il diritto a una cultura nazionale, ma era un diritto universale, valido per tutti i popoli. Per un popolo la necessità prima è quella di vivere bene, di educarsi, di elevarsi. Vivere bene ed elevarsi intellettualmente sono due cose che si completano a vicenda, ma la cultura non v'è senza la lingua. Alla base del suo pensiero c'era il rispetto di ogni minoranza etnica, di ogni realtà linguistica. Per Mussolini, invece, in Alto Adige, l'italiano doveva imporsi sul tedesco. Nell'asilo, destinato ad educare alla nostra lingua e al sentimento italiano le nuove generazioni del luogo, i bimbi vengono accolti gratuitamente ed ogni anno sono totalitariamente tesserati l'Opera Nazionale Balilla. Durante il fascismo, l'insegnamento del tedesco fu proibito. Nell'impero austro-ungarico, invece, l'italiano era riconosciuto come lingua ufficiale, anche se molti austriaci, soprattutto tra i nazionalisti, volevano tedeschizzare i territori di lingua italiana. I tedeschi non hanno il diritto di opprimerci. Per crearsi questo diritto, sapete che cosa hanno pensato? Hanno inventato la favola che noi siamo tedeschi italianizzati e dobbiamo ritornare tedeschi. Forse Mussolini pensava la stessa cosa. Pensava che gli altoatesini fossero degli italiani tedeschizzati e che dovessero tornare italiani. La radio rurale costituisce ormai un benefico elemento sussidiario dell'istruzione elementare. Ecco i piccoli montanari di una scuoletta dell'Alto Adige, attenti alla voce dell'altoparlante. Verano è un borgo di 1000 abitanti in provincia di Bolzano. Il 98% dei residenti è di madrelingua tedesca. C'è anche una scuola elementare. Qui tutte le lezioni sono in tedesco. In molte scuole dell'Alto Adige l'italiano è la seconda lingua. Qui i bambini lo studiano un'ora a settimana in prima elementare, 4 ore in seconda e terza classe e 5 negli ultimi 2 anni.
Oggi questo è possibile grazie ad un accordo tra Italia e Austria del 1946, l'accordo De Gasperi-Gruber, che ha risolto la questione della minoranza tedesca in Italia, affermando la completa eguaglianza di diritti e riconoscendo il tedesco come lingua ufficiale. Quell'accordo ha gettato le basi per l'autonomia del Trentino Alto Adige. Chissà cosa ne penserebbe Battisti. Lui si era speso tanto per l'autonomia. Fino all'ultimo aveva tentato di riformare l'Austria. Poi, nel 1914, è scoppiata la guerra e tutto è cambiato. Ich ordne hiermit die Einleitung des standesrechtlichen Verfahrens gegen Cesare Battisti an. Weil er durch öffentliche Agitation jedweder Art und durch seinen Eintritt in das italienische Heer den damit verbundenen Kampf gegen Österreich etwas unternommen hat, was auf die Ablösung eines Teils der österreichisch-ungarischen Monarchie angelegt war. Dal 1946 Italia e Austria hanno stretto accordi culturali per rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. Assolute o relative? Assoluti e relativi. Oggi i due paesi riconoscono i rispettivi titoli accademici. Nell'impero austro-ungarico non era così. L'italiano era una delle lingue ufficiali. Nelle scuole del Trentino si insegnava l'italiano, ma un'università italiana non esisteva. Per questo molti italo-austriaci frequentavano le facoltà del Regno d'Italia, ma quando tornavano in Austria, i diplomi conseguiti erano carta straccia. Il nostro dovere è quello di reclamare un'università italiana o il riconoscimento dei diplomi ottenuti nel Regno. Creare in Austria un'università dove poter studiare in italiano è l'aspirazione di Battisti. Negli Atenei dell'Impero, invece, per gli italo-austriaci esistono solo dei corsi paralleli. Qui è possibile seguire lezioni e sostenere esami nella propria lingua, ma i corsi proposti non comprendono tutte le discipline. E dobbiamo pretendere un'università completa, non delle cattedre sparse qua e là. Molti studenti di lingua tedesca si oppongono ai corsi paralleli. A Innsbruck si verificano scontri e tafferugli. La città diventa presto il principale teatro di lotta e gli italiani d'Austria gridano: tutti a Innsbruck! Vadano ad Innsbruck non 100, ma tutti i 400 studenti italiani d'Austria. Tutti ad Innsbruck. In un certo senso è ancora così, soprattutto per gli altoatesini. Sono quasi 6.000 gli studenti dell'Alto Adige iscritti alle facoltà austriache e la maggior parte di loro sceglie proprio l'Ateneo di Innsbruck, dove addirittura esiste un corso di laurea in diritto italiano. E senti, la maggioranza dei ragazzi della tua età di Bolzano ha fatto la scelta che hai fatto tu oppure preferisci andare verso l'Italia? Dipende, cioè quelli che vengono più a Innsbruck sono la maggior parte di madrelingua tedesca perché hanno più facilità a studiare in tedesco e quindi vengono qui a Innsbruck. Di italiani come me di madrelingua non ce ne sono più di tanti. Oggi a Innsbruck Andrea segue lezioni di diritto privato italiano, impara la terminologia giuridica sia italiana sia tedesca e sostiene esami nella propria lingua. Ai tempi di Battisti, invece, molti austriaci vedevano nella cultura italiana una minaccia. Tu sai che una volta, 100 anni fa, il dibattito era molto acceso, cioè gli studenti italiani volevano avere un'università italiana. Ne hai mai sentito parlare? No. Qui a Innsbruck. Quando ad Innsbruck si combatte, si muovono tutti gli italiani dell'Austria. I giovani di adesso non hanno più i battibecchi che c'erano una volta. Non c'è questo razzismo di nazionalità, diciamo. Al governo ancora una parola. Non creda di sopprimere il deciso proposito nostro di volere un'università. Non c'è più questo pregiudizio del tu sei tedesco, allora sei... tu sei italiano, allora no. Arrivasse anche il governo a sopprimere tutti gli studenti universitari italiani, la questione risorgerebbe, perché il bisogno ad istruirsi non potrà non erompere dal nostro popolo. E la figura di Cesare Battisti, il nome, ti dice qualche cosa?
poco, di storia sono molto ignorante, devo dire. Mio dolce amore, domattina non sarò con te. È domani la giornata campale ed è bene che rimanga. Nel 1904, per evitare altri disordini, il governo decide di istituire una facoltà giuridica italiana, scegliendo Innsbruck come sede provvisoria. Viene acquistata una palazzina nel sobborgo di Biltern e il 3 novembre gli italo-austriaci, tra cui Battisti, partecipano all'inaugurazione. La sera, per festeggiare l'evento, tutti si riuniscono al Weisses-Kreuz. Pericoli non ce ne sono. Le armi della polizia si riducono ora a pompe idrauliche. Ciao. Se avrò tempo ti scriverò ancora. Tuo Cesare. Gli studenti italiani si ritrovano in questo Gasthaus, il Weisses-Kreuz, la Croce Bianca, e festeggiano. Durante i festeggiamenti si radunano i nazionali tedeschi studenti davanti all'osteria e incomincia insomma una rissa tra i due gruppi e ci sono degli spari, c'è anche un morto e siccome insomma questo scontro diventava sempre più acceso il sindaco di Innsbruck ha mobilitato l'esercito affinché intervenisse per separare i due gruppi che erano in contrasto e l'osteria viene praticamente distrutta. Si chiude la serata a mezzanotte inoltrata con l'arresto praticamente di quasi tutti i partecipanti a questa festa al Weisses-Kreuz. Innsbruck, carceri, cella 95. Ieri ed oggi siamo vissuti nella dolce speranza di essere liberati. Così ci avevano fatto credere i secondini. Invece niente. Quella sera al Weisses-Kreuz, assieme a Cesare Battisti, viene arrestato anche un altro trentino, Alcide De Gasperi. Gunther mi mostra una foto di gruppo. Sono gli italo-austriaci in lotta per l'università italiana. È stata scattata a Innsbruck dopo gli scontri. Da una parte c'è Cesare Battisti, tutto sulla destra. È questo qua. È questo qua, sì. E qui con il cappello c'è Alcide De Gasperi. Dalla porta opposta. È molto interessante questa coreografia perché la battaglia per l'università italiana era praticamente un movimento trasversale che ha unito sia gli studenti socialisti, cattolici, liberali, però ovviamente con la foto vediamo le frammentazioni anche politiche perché Battisti da una parte e Alcide De Gasperi dall'altra. Uno era socialista, l'altro era cattolico, uno era anticapitalista, l'altro ovviamente leale al sistema politico austriaco del Kaiser, dell'imperatore, e ovviamente il socialista Battisti è rimasto in prigione per un periodo abbastanza lungo, più di una settimana, mentre appunto De Gasperi dopo poco viene rilasciato. Quanto ci sia uggiosa questa vitaccia di galera, non v'è bisogno che ti dica. Dopo gli arresti, dopo che la serata si conclude in quel sì. modo, quindi... Come reagisce la città a quel fatto? La città reagisce in modo anti-italiano. La sede universitaria è devastata e chiusa, mentre sul portone del penitenziario, dove è rinchiuso Battisti, compare la scritta Facoltà Giuridica Italiana. Insomma, una vita da cani. Ma di meglio non potevamo attenderci da Innsbruck. Il carcere è ancora il luogo più ospitale di questa città. Cesare. In quei tempi il contrasto nazionale era fortissimo. Italiani, sloveni, croati, cechi, via dicendo. E c'è un momento di ripresa della coscienza nazionale. Tutti questi gruppi linguisti cercavano la propria nazione e questo era ovviamente un pericolo che incombeva sul la maggioranza di lingua tedesca e loro avevano paura di essere italianizzati, a Vienna avevano paura di essere cecchizzati, cioè c'era questa difesa della propria identità che ovviamente era al di sopra di tutte le righe che portava a questi risultati. La patria in Austria non esiste.
L'Austria è una bolgia infernale, nella quale le patrie si accavallano l'una sopra l'altra. È il vostro governo che rende malcontente tutte le nazionalità. Sono le parole pronunciate dal deputato Cesare Battisti alla dieta di Innsbruck. È il 12 giugno 1914. Dagli scontri sono passati 10 anni, ma la questione universitaria non è stata risolta. A noi, da decenni, si contende anche un semplice brandello di università. Solo trattando le nazionalità da pari a pari potrà darsi che avvenga una pacifica coabitazione di tanti elementi estranei. Pochi giorni dopo, l'erede al trono asburgico, Francesco Ferdinando, si reca in Bosnia-Erzegovina, una provincia dell'impero. Il 28 giugno, a Sarajevo, è assassinato con la moglie da un nazionalista serbo. Il 23 luglio, l'Austria invia un ultimatum alla Serbia. L'ultimatum è di una gravità impressionante. È una intimazione di guerra se il governo serbo non accetterà delle imposizioni che rappresentano una vera e propria umiliazione. Cederà alla Serbia. Se la Serbia non cedesse, la mossa dell'Austria varrebbe a far scoppiare la guerra in tutta Europa. Il 28 luglio, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Nel giro di poche settimane, l'Europa precipita nel primo conflitto mondiale. Si scherza con la polvere. Si scherza con la vita di milioni di uomini. Cesare Battisti Ammetto che mi sono allontanato da Trento per l'Italia nei primi giorni dell'agosto 1914. Dopo aver tentato di riformare l'impero, dopo aver lottato invano per l'autonomia del Trentino e l'università italiana, scoppiata la guerra, Battisti compie il grande passo. Sceglie l'irredentismo. Sceglie di distruggere l'Austria, il paese dove è nato e cresciuto. Battisti diventa l'apostolo dell'ultima battaglia risorgimentale. Ma l'Italia è fuori dal conflitto. È un paese neutrale. Ho agito perseguendo il mio ideale politico, che consisteva nell'indipendenza delle province italiane dell'Austria e nella loro unione al Regno d'Italia. Agitatore, propagandista, tribuno. Nello scontro tra interventisti e neutralisti, Battisti è in prima linea. Articoli, interviste, lettere aperte e conferenze. Un estenuante viaggio nel regno e 85 comizi per convincere gli italiani a entrare in guerra contro l'Austria. Le sue parole, i suoi discorsi, infiammano le piazze d'Italia. Dr. Cesare Battisti gibt an. Ammetto di aver scritto articoli di giornale e di aver tenuto discorsi di propaganda. Il 23 maggio 1915, l'Italia dichiara guerra all'Austria. Der angeklagte Dr. Cesare Battisti gibt an. Ammetto di essermi arruolato come volontario nell'esercito italiano. D'esservi stato nominato sottotenente e tenente. Di aver combattuto contro l'Austria. Ed essere stato fatto prigioniero con le armi alla mano. Im Namen seiner Majestät des Kaisers. Das Kriegsgericht hat auf der Basis des eingeleiteten standrechtlichen Verfahrens wegen Hochverrats beschlossen, der Angeklagte Dr. Cesare Battisti ist schuldig.
Queste sono le carceri del Castello del Buon Consiglio. Qui Battisti passa le sue ultime ore assieme a Fabio Filzi. Beide Angeklagte werden verurteilt zur Strafe des Todes durch den Strang. Dopo la sentenza, i due condannati vengono riportati nelle loro celle. Qui sono costretti a cambiarsi d'abito. Poi dettano un sottufficiale l'estremo saluto ai familiari. Vado incontro alla mia sorte con animo sereno e tranquillo. Ai miei figli, siate buoni e vogliate bene alla mamma. Consolate il suo dolore. Il supplizio di Battisti è stato descritto da grandi scrittori come l'austriaco Karl Kraus e da semplici testimoni oculari come Giuseppe Fontana. Lui quel giorno c'era. La sua testimonianza è conservata presso la Fondazione Museo Storico del Trentino. La porticina del castello che dà sul cortile s'aprì e comparve Battisti fra la scorta. Scese lentamente la scala e fra gli sguardi curiosi e sghignazzanti degli ufficiali giunse davanti al patibolo. Qua troviamo un brandello del vestito che venne fatto indossare a Cesare Battisti in quel 12 luglio 1916. Infatti non gli fu concesso di vestire l'uniforme militare italiana. E il vestito fu acquistato in un grande magazzino e il negoziante, conscio del fatto che già si trovava di fronte a una vera e propria reliquia, ritagliò un brano dell'abito per poi conservarlo. Portava un vestito borghese troppo largo per lui. In testa aveva un berretto d'operaio. Quel vestito a scacchi che era stato definito anche un po' pagliaccesco, no? E attorno a cui poi la famiglia aveva in qualche modo detto che attraverso di esso si era voluto dileggiare Cesare Battisti. Probabilmente era anche in realtà l'unico abito che si trovava disponibile presso i magazzini in quel momento, ma la leggenda ha tramandato anche questo. Al suo fianco stava il cappellano di fortezza e un primo tenente uditore. Quest'ultimo lesse l'accusa e la condanna. Finito ciò, i due aiutanti del boia, vestiti a nero, si avvicinarono. Allora Battisti gridò: «Evviva l'Italia! Evviva Trento italiana!» Lo levarono da terra fino a che il boia, un omaccio grasso dal collo taurino, coperto di sudore, in piedi su una scala in cima al palco col laccio in mano, arrivò a gettarlo al collo. Tenne Battisti gli occhi aperti ancora per qualche istante, poi li chiuse. Respirò ancora a lungo, mentre il boia con una mano ne storceva lentamente la testa. Si avvicinò a un alto ufficiale medico, prese il polso, guardò l'orologio e lentamente disse: «È finita». Il volto dell'Austria che strizza l'occhio è stato visto fianco a fianco dell'altro volto più marziale, il volto del boia di Vienna, il quale su una cartolina che mostra Battisti morto tiene le zampe sopra la testa del giustiziato, trionfante fantoccio della giovialità soddisfatta. Volti ghignanti di civili e di figuri che si accalcano intorno al cadavere per riuscire a entrare tutti nella cartolina.
perché non solo abbiamo impiccato, ma ci siamo anche messi in posa. Non ho conosciuto Battisti, è morto all'età di 41 anni ed io non ero ancora nata. La sua vita ha sicuramente inciso sulla mia vita e questo documentario storico è importante perché Battisti è ancora poco conosciuto, ma il suo pensiero è pieno di attualità. Io vorrei leggere l'inizio di una lettera che mio nonno ha scritto. Questa lettera vorrei leggerla e regalarla soprattutto ai giovani. E l'inizio di questa lettera è questo. Il domani non mi spaventa. A me questo passo dice moltissime cose. Mi dice che non si deve avere paura del domani, che bisogna avere fiducia nel domani e quindi in se stessi, che la vita è una cosa importante, che è un'occasione unica per incontrare il sapere, perciò bisogna avvicinarci tutti a un banchetto del sapere e bisogna farlo pensando che è un nostro diritto e che è una nostra conquista.